Allora, eccoci qua per il nostro spazio dedicato al memento. Si diceva, torniamo a parlare di questioni ambientali, di inquinamento, torniamo ad occuparci delle cave di scariche, in particolare del caso delle cave di scariche di Rosà, ma parleremo anche un po' della pedemontana, del Marno. Infatti della pedemontana abbiamo con noi un ospite ormai diciamo, ricorrente che racconterà di queste giacenze diciamo, di cose poco Allora, buonasera a allora. tutti. Presentiamo allora l'ospite. Buonasera a Marina Lecis, consulente ambientale. Grazie di essere venuta qua per aggiornarci su quelle che sono appunto Le novità. le novità su queste due situazioni, diciamo, di cui ci siamo occupati. Tutte e due peraltro in provincia di Vicenza, perché anche la tratta dell'SPV si tratta poi della galleria di Malo e siamo in provincia di Vicenza. Quindi adesso Strada facciamo. Pedemontana Veneta, spieghiamolo ai telespettatori in sigla SPV. Prego, prego. Comincio però con Sì, iniziamo. Rosà. Allora, diciamo, c'è stato il famoso sopralluogo con. Sponsorizzato diciamo dal comune di Rosà, il quale in conferenza di servizi disse che sarebbe stato fatto da ARPAV. In realtà, Ecco, un attimo sì, solo, spieghiamo un pochino brevemente le perché premesse, ci perché non è allacciamo, detto che i tutti nostri abbiano telespettatori seguito. tutti abbiano seguito, Sì. diciamo, quello che è successo in precedenza, no? C'è una discarica, la Faccio discarica un riassunto brevissimo. Castellano. Quindi è da febbraio, 23 febbraio, faccio il primo sopralluogo e mi accorgo in quest'area abbastanza circoscritta, però anche abbastanza ampia, dove dalla discarica Castellan, che è la discarica storica di Rosà, c'è un insediamento che dovrebbe essere costituito, insediamento ETRA. E a sud c'è la cava Poiana, adesso è messo in lunghezza, diciamo, ma in realtà a nord ho la discarica Castellan, peraltro sito inquinato, poi vedremo da che cosa. E al centro il futuro insediamento ETRA e a sud la cava Poiana. Io ero stata chiamata per visionare i luoghi e vedere se c'erano dei possibili impatti sanitari e ambientali. E mi accorgo subito che la cava Poiana, è diventata una discarica non autorizzata. Presso lo studio legale dell'avvocato Adesso con cui collaboro arriva anche della documentazione fotografica storica, certificata e anche verificata, dove questa ex cava, una volta chiusa, viene ricoperta di rifiuti urbani, ma anche, io mi accorgo, anche industriali. C'è un po' di tutto praticamente ed è stracolma di rifiuti. Lo ripeto e lo ridico anche se il sindaco di Rosà dichiara che nella ex cava Poiana non ci sono rifiuti. Io però lo ribadisco a onor del vero, visto che insomma è il mio mestiere fare il consulente ambientale e magari il sindaco si occupa della politica e ne sa meno di ambiente e io voglio dire al sindaco, caro sindaco di Rosà, Poiana, Facciamo la un ex primo piano. cava, Tenga fermo il giornale, che così. è una discarica bella e buona, Tutti gli non effetti. autorizzata però, d'accordo? Quindi va bonificata. E questa è la notizia, direi, più importante perché? Perché il sindaco, che prima aveva anche smentito il rischio della discarica Castellana, dice che non, anche lì è una vecchia discarica che è stata bonificata, poi sempre dopo una serie di interventi, eccetera, dice no, è da bonificare. Quindi la novità è che il sindaco finalmente dice che la discarica Castellan è da bonificare. Ecco, c'è stato il sopralluogo lo C'è scorso mese stato di il maggio, no? sopralluogo, noi ci eravamo visti prima del Certo. sopralluogo, che c'era stata quella lunga trasmissione dove eravamo presenti tutti quanti, e sopralluogo con il diluvio universale. E sono stati monitorati i famosi tre piezometri, uno a valle, uno al centro e uno a monte della discarica Castellan, però senza nessuna protezione. Quindi io mi sento di dire che questo monitoraggio, che poi peraltro non ha fatto ARPA era come me che guardava, ha raccolto i campioni anche lei, ma guardava, li ha fatti Sinergeo, non c'era nessuna copertura, Che è una che è la società. società che aveva preso in carico
anche la discarica Castellan e anche la verifica di altri siti in tutta la provincia di Vicenza, parliamo degli anni 90, e dove dissero alla provincia, testuali parole, lo ripetiamo per chi non c'era, che c'erano dei ristagni d'acqua, quindi del potenziale percolato su sedime di discarica. E io nel secondo sopralluogo, il mese successivo, trovo lungo la roggia che confina con la discarica Castellan, trovo gli idrocarburi famosi col mio campionamento. Sì, ma adesso quest'ultimo sopralluogo quindi è stato effettuato, sono stati fatti dei prelievi. Però sui piezometri. Solo sui piezometri, i risultati non ci sono ancora. Non ci sono ancora, no. Quindi bisogna aspettare. E i piezometri, spiego cosa sono, sono i pozzi spia che servono per verificare l'andamento delle falde, certo, e anche lo stato chimico della falda. Mentre li ho portati eravamo tutti gli stivali lungo la roggia, perché il consorzio di bonifica ci aveva abbassato al minimo la quantità dell'acqua nella roggia. Quindi siete riusciti, li ho portati con gli stivali, nessuno li aveva informati che c'era questa situazione un po' anomala di inquinamento dagli idrocarburi, dove a monte c'è solo la discarica Castellan, la vecchia discarica. Ovviamente adesso questo è stato preso in carico dalla magistratura, è stato anche dato a un nuovo magistrato, un giovane magistrato della Procura di Vicenza, che adesso prenderà carico di questa procedura. Ecco. Ma sostanzialmente adesso, al di là di tutte le questioni legali, sì, e cose del genere, la cosa importante è l'ambiente. Quindi che cosa si dovrebbe fare secondo lei in queste due situazioni? Io mi sarei aspettata e ho anche consigliato di fare un prelievo come l'ho fatto io, solo che siccome le mie analisi sono di parte e sono state contestate, compreso il laboratorio certificato che poi io uso anche quando mi chiama il magistrato, quindi per me è un laboratorio di riferimento, sono bravissimi e attendibilissimi. Mi dispiace di essere poi stata attaccata anche sul giornale già due volte, perché è la prima volta che mi succede, sembra che la dottoressa Lecic non sappia fare i campioni. Allora, discarica... vuol dire che devo tornare sui banchi di scuola. Ma discarica Castellan e cava Poiana o discarica Poiana dovranno essere ribonificate, secondo me. Devono essere assolutamente, solo che il sindaco si deve convincere che la ex cava Poiana è una discarica non autorizzata. Cioè lo deve capire, non voglio dire, lo capirà col tempo. È ricoperta di rifiuti, è piena di rifiuti. Per lui no, per me sì. Vediamo chi ha ragione in futuro. Quindi praticamente abbiamo due discariche, una vecchia, la Castellan, che potenzialmente inquina con quel ritrovamento di idrocarburi a valle, perché a monte c'è solo lei, a meno che non scopriamo che ci sia qualcosa di strano e di anomalo mai visto in vita nostra da qualche altra parte, però tutti i giorni a mollare giù gli idrocarburi, ma non credo, perché è anche abbastanza stratificato. Però adesso ci dice che la vuole bonificare, quindi riconosce che la discarica Castellan potenzialmente inquina. Sostanzialmente, al di là di quelle che sono le diatribe, l'importante è che venga bonificato il posto, che venga eliminato, diciamo, tutte le infiltrazioni sulle falde, perché questo è il diritto dei cittadini di vivere un ambiente sano. Che appunto costituito il giovane comitato, il quale ha vigilato sin dall'inizio, e li ho sentiti prima di venire qui, e che si aspettano veramente, siccome hanno anche bambini piccoli, tutti famiglia eccetera, che per Rosà ci sia veramente un po' più di attenzione per l'ambiente, certo, la tutela dell'ambiente, ma anche della salute. Il comitato sollecita l'amministrazione, sì, stimola. E io ricordo all'amministrazione che era stata chiesta anche la VIS, la valutazione di impatto sanitario, anche se nel frangente non è obbligatorio, però la comunità europea ce lo dice. E vogliamo applicarlo il principio di prevenzione e precauzione che è vigente dal 2013, quindi insomma da qualche anno. Lo vogliamo fare, cioè vogliamo capire che la salute e l'ambiente sono importanti. Certo. Come dite voi,
logicamente, sì, lasciando perdere anche queste scaramucce, io ci rido anche sopra, ci sorrido quando vengo. Eh no, la cosa importante è l'ambiente e la salute delle persone. Però sono discorso. Cose serie, insomma. Indubbiamente. Abbiamo anche un'altra, sì. Questa sera abbiamo anche un'altra emergenza. Una novità. Una novità. Allora, che riguarda la strada Pennemontana Veneta, sì. Alle sue spalle c'è il tracciato, sì. Da Montecchio Maggiore a Spresiano. Sì. Allora, c'è una novità abbastanza anche recente, ho sempre delle analisi chimiche. Campionamenti sempre fatti da me, dalla dottoressa Lecis, che mi diranno ancora che non sono capace a farli, io mi diverto perché è da 30 anni che faccio ambiente, ecco. Allora, dove siamo? Allora, noi siamo a Malo, Malo, quindi nella tratta della provincia di Vicenza. Ricordo che noi abbiamo anche seguito in trasmissione, abbiamo fatto anche la tratta di Altivole in provincia di Treviso, dove il cantiere è stato chiuso anche diversi mesi perché ha attraversato l'azienda agricola biologica. Ecco, questa è un'altra cosa. Ma andiamo a Malo. A Malo stanno facendo questa galleria e ci danno questo incarico perché anche di notte fanno brillare le mine. Qui c'è una comunità abbastanza corposa perché sia vicino alla galleria di Malo, ma anche un po' più sulla montagna. È fatto una specie di ventaglio, ci sono delle comunità ormai storiche lì, delle famiglie, una bellissima zona peraltro, meravigliosa, però adesso assolutamente rovinata sia dal punto di vista paesaggistico ma anche ambientale e anche con il rischio sanitario, perché ci sono già avvisaglie di patologie in corso, ci sono stati anche dei ricoveri, insomma, pronto soccorso con problemi respiratori e anche cose anche un po' più gravi. Adesso non voglio fare allarmismo, ma è la verità. Praticamente da questa galleria ogni volta che brillano le mine fuoriescono polveri sottili e stiamo anche misurando le PM10 e le 2,5, quindi ci sono anche dei picchi. In una zona ricoperta anche dalla foresta, dove non dovrebbe esserci, dove chi ha comprato casa e ha costruito casa si è scelto un paradiso terrestre che adesso non è più. Questo cantiere viene gestito in modo abbastanza anomalo. Io ho già fatto qualche sopralluogo e mi sono già accorta di l'avvocato destro ha già fatto una diffida al sindaco, ci siamo già mossi. Avete già iniziato. Abbiamo già chiesto di non brillare le mine di notte, perché vi dico, non è solo l'umore, quindi la gente che si sveglia alle 3 di notte con gli attacchi di panico. Adesso ci sono anche degli imprenditori che lavorano, c'è gente che lavora, ecco, che poi la mattina alle 6 alla sveglia, che la notte non dorme, certo. E magari ha industrie da portare avanti, insomma, abbiamo anche fior dell'imprenditoria, ecco, lì vivono lì, ok. E succede però che quando ci sono queste vibrazioni così forti è come se ci fosse il terremoto, quindi a Malo c'è il terremoto tutti i giorni e le notti adesso non brillano più le mine da quando è intervenuto l'avvocato destro. Non brillano più le mine, sono fermati. Ma di giorno brillano e dovrebbero far partire una sirena che non è mai che avvisa. Quindi queste famiglie sono esasperate da una serie di impatti, quindi l'impatto acustico. Il suo compito, quindi, come il mio compito è sempre quello di verificare gli impatti sanitari e ambientali, sempre quello, e nel verificarli in sopralluogo mi sono accorta di uno scarico anomalo in roggia, prelievo subito del campione, perché ogni volta che io faccio un sopralluogo vedo purtroppo qualcosa che non va. O quando questa mi volta vedono, c'ho la calamita e fanno i maldestri, ma devo dire che tutte le volte che sono andata c'è stato qualcosa di grave che non andava bene. Posso dire una parte, ho già il risultato di queste analisi, ho fatto un solo campione, un solo prelievo, abbiamo già il superamento dell'alluminio e il ferro, che sono metalli pesanti, allo scarico in roggia non dovrebbero esserci. Superamenti dal 152, quindi questo vuol dire. Di questo dipende da cosa? Ci sono delle discariche? Questo dipende dalle lavorazioni che fanno nel cantiere della galleria. Ah, della galleria. Perché lo scarico viene dal cantiere della galleria. Torno in sopralluogo, sempre quindi con l'avvocato. Quindi ci vuole un cantiere in un sicurezza. Diciamo che questo cantiere in particolare è un po' anomalo per una serie di cose che adesso noi stiamo verificando. In più ci sono state anche delle minacce
delle minacce proprio anche pesanti alla popolazione. Lei se le va a cercare queste minacce, mi pare. Beh, in questo caso finora non mi hanno ancora minacciato, mi hanno minacciato sulla parte di Altivole dove ho trovato l'amianto, vabbè, ma lì ormai sono abituata in provincia di Treviso. Qui a Vicenza devono ancora farlo, l'hanno fatto però sui residenti, non va tanto bene. Io queste cose le dico perché non va bene. Che tipo di minacce hanno fatto? Anche con il famoso dito, dette delle frasi, siccome mi sono state riportate e adesso l'avvocato dovrà assumere testimonianze, ecco, quando ci aspettiamo saranno... Aspettiamo ancora, insomma, per capire bene. Ecco, sarebbe bello fare anche una trasmissione come l'abbiamo fatta anche col comitato di Rosà, anche con questo comitato, ci sono già 18 famiglie, già 18. Ho capito. Credo che sia stato messo d'ARPA un sismografo e a dimostrazione che proprio c'è il terremoto. A Malo, la notizia è che a Malo c'è il terremoto e non è una zona sismica. Va bene. Allora noi continueremo. Diamo l'appuntamento, monitoreremo l'ambiente perché questa è una cosa molto importante. È appena partita. Spero che ci porti altri dati, magari positivi, che certe cose si risolvano, perché poi alla fine lo sbaglio è umano, perseverare è diabolico. Ecco, io vi ringrazio dell'ospitalità. Prego. E di questo spazio di informazione che è molto importante. Beh, noi teniamo aggiornati i telespettatori, grazie. Quindi sarà nostra cura anche quando arriveranno le analisi a Rosà, invitare anche magari il sindaco o per lui per sentire qual è la situazione. Grazie mille. Grazie Marina. Grazie. Lei ci sono un attimo solo, che salutiamo un attimo i telespettatori. Scusate. Adesso un breve break pubblicitario, poi però torniamo in studio perché abbiamo lo spazio, chiamiamo così, dedicato un po' alla politica, ma questa sera ci occupiamo del decreto sicurezza bis, tra poco. Dopo la pubblicità.